Nel regno molto lontano di Prime Video c'era un orco che viveva tranquillo nella sua palude. Il suo nome era Shrek. Egli non sapeva che al di fuori della palude c'era un'infinità di umani che erano suoi fan. Finché un giorno Ele e Billy Olivieri, due ragazzini provenienti dal regno lontano di YouTube, non andarono a disturbarlo. Siete voi? E cosa ci fate qui? Siamo tuoi grandissimi fan! Abbiamo trovato questo manifesto fuori dalla porta e siamo venuti a trovarti. Te lo puoi autografare? Ma lo avevo messo per tenere alla larga gli umani. Beh, non ha funzionato, ti abbiamo trovato grazie a quello. E poi è GPS attivo! Per mille paludi, nel mondo degli umani sono una celebrità. Questa proprio non me l'aspettavo. Ma voi siete pazzi! E poi perché siete miei fan? Perché sei divertente! Perché scorreggi! Beh... non è divertente, ho solo mal di stomaco. Meglio fuori che dentro. Giusto, è quello che dico sempre io. Cominciate a piacermi. Incontrare Shrek è sempre stato il mio sogno, sin da quando ero bambina. Mi piace un sacco la palude, mi ricorda casa mia. E poi a me piacciono i tuoi rutti, sono fortissimi. Intendi dire così? Sì, rifallo! E va bene. Aiuto! Che succede adesso? Aiuto, aiutatemi! Pinocchio? È proprio come nelle fiabe! Aiutatemi, le guardie del regno stanno catturando le creature delle fiabe! Billy, nasconditi, tu sei un troll! E tu sei una strega! Dovete aiutarmi! Perché dovremmo? Perché vi darò una ricompensa! Oh, accidenti! Gli si allunga il naso veramente! È un burattino! Non sono un burattino, sono un bambino vero! Dai, facciamogli delle domande scomode. È vero che dormi ancora con la luce accesa? No! E che hai le calzafiorellini? Non è vero! Oh, visto? E non ho nemmeno le calze con i cuoricini. Accidenti! Questo naso è un vero problema. Ogni volta che vado a scuola, la professoressa delle fiabe, quando mi vuole interrogare, mi chiede se ho studiato, io le dico di sì e mi si allunga il naso! Non mi deve nemmeno interrogare per mettermi in insufficienza! Scusate, ma è qui la festa? Oh no, un altro rompiscatole. Io sono Ciuchino e sono un mulo parlante. Come te, Billy. Smettila! Ciao, è qui che devo parlare? Oh, finalmente posso fare uno storytelling della mia vita. Fai allora... fretta, Ciuchino, dobbiamo intervistare anche gli altri. Allora, è qui la festa? Direi di no! Scusate se siamo arrivati in ritardo. Non vedevamo l'ora. Piacere di conoscerla. Ma quella è la mia coda. Oh, scusa, era da un po' che non ti vedevo. Beh, guarda il lato positivo. Come? È qui che dobbiamo sederci? Non lo so. Oh, scusate, devo aver pestato la coda a qualcuno. Ciao, noi siamo i topolini delle favole. Dovete guardare di qua. Sono i topolini del pifferaio magico. Ecco perché non vedono un piffero. Senti qua. Cosa ci fanno tutte queste creature nel mio giardino? Vedessi quanti ce ne sono in casa tua. Cosa? Che vuoi? E che volete voi? Lasciatemi in pace. Andate via. Non possiamo. Ci ha cacciati Lord Farquaad. Lord Farquaad? E chi sarebbe? Sua Altezza in persona. Beh, Sua Altezza non proprio. Abbassate la telecamera! Salve, io sono Lord Farquaad, il migliore di tutto il reame. Ti prego, lasciami andare! Inzuppatelo nel latte di soia. No! Nel latte di soia, no! Allora dimmi, dove sono le altre creature? Tu conosci l'uomo focaccina? L'uomo focaccina? L'uomo focaccina! L'uomo focaccina! L'uomo focaccina! Ne ho abbastanza di te! Devo trovare una moglie. Con i siti di incontri online è andata male, quindi userò lo specchio delle brame. Specchio, specchio delle mie brame. Che fanciulla devo sposare per governare il reame? Allora, scegli la donzella numero 1. Una patita di shopping e scarpe. Non sa stare in piedi e cade giù dalle scale. Cenerentola! La donzella numero 2. Portati sempre con te una bottiglietta d'acqua perché si affoga con qualunque cibo. Biancaneve! E passiamo alla numero 3. Una donzella rossa che vive in una torre protetta da un drago malvagio. Fiona! Allora, chi scegli? La 2! La 2! La 3! Su serio?
Quella con il drago? Come vuoi tu, Lord Farquaad! Dove sei? Oh, sei qui. Ciao. Cosa vuoi, orco? Manda via dalla palude tutte le creature delle fiabe. Va bene, a patto che tu salvi una principessa da un drago con un combattimento all'ultimo sangue. Cosa? No! E fai un'avventura! Dimmi te cosa deve fare uno per riottenere la propria palude. Che bello, vedrà una principessa. Che bello, vedrò un drago. Ecco il castello. Coraggio, andiamo a salvare questa scocciatura. Intendevi sconfiggere? Sì, certo. Come scocciatura intendeva il drago, giusto? Intendeva la principessa. Ah, bella battuta, Shrek. Coraggio, andiamo. Ma non sconfiggi prima il drago? Beh, non svegliare il drago che dorme. Non diceva così il proverbio. Drago che abbaia non morde. E neanche così. Ecco la principessa. Che bella. Mi raccomando, Shrek, fai piano. Sveglia! Mi sono fatta la piega. Perché ti sei fatta la piega? Per essere bella all'arrivo del mio principe azzurro. Pensi davvero che le ragazze che postano sui social le foto appena sveglie al mattino non si diano una sistemata prima? Non ho social. Wow, sei proprio un cavaliere d'altri tempi. 18 anni in una torre non li ho passati ad annoiarmi. Ho fatto tantissimi vlog e get ready with me. Adesso che finalmente esco dalla torre posso diventare un influencer. Ragazzi, ma dov'è finito Ciuchino? Aiuto, se lo sarà mangiato il drago! Tranquilli ragazzi, è un tipo a posto. Oh, ma non è adorabile? Ah, me lo aspettavo diverso il drago malvagio. Già, anch'io. Adesso che mi hai salvata, voglio vedere il tuo volto. Non credo sia una buona idea, principessa. Ma sei il mio cavaliere, ne ho il diritto. Principessa, no. E dai. No. Toglitelo! E va bene. Tutto lì? Sono un orco! Non sei tanto diverso dai miei ex fidanzati. Ok. Buoni gli spedini di topo. Ragazzi, per stasera pollo! La cena era davvero deliziosa. Grazie, adesso vado a farmi la skincare lunghissima, quindi non disturbatemi. Ciao principessa! Devi ammettere che la principessa è fantastica, le piaci secondo me. Ma cosa stai dicendo? Io sono un orco. Ok, e? Le principesse e gli orchi non possono stare insieme. Ragazzi, avete visto Fiona? È andata in casa a farsi una skincare. Bello, voglio provare qualche prodotto. Vado da lei. Ti seguo. Che il make-up fa miracoli! Billy, ma non vedi che è diventata un'orchessa? Stavo per dire che mi ricordava mia zia, ma orchessa come termine va comunque bene! Shh, shh, shh. Divento così dopo la mezzanotte, per favore non ditelo a Shrek! Perché no? Perché chi mai vorrebbe stare con un disgustoso orco? Di giorno principessa, di notte orco. Coraggio, andiamo principessa! Devi sposare Lord Farquaad. Ma non lo conosco nemmeno. Meglio così. Addio. Shrek, ma perché sei stato così cattivo con Fiona? Perché ha detto che sono un disgustoso orco. Ma quando? Ieri. Ah, ma hai capito male. Faceva riferimento a se stessa. In che senso? Non c'è tempo per spiegarlo. Raggiungiamo Fiona. È già al castello. Ma com'è possibile? La carrozza aveva i cavalli turbo? Andiamo. Ciao, principessa. Ah, ciao. Qualcosa non va? Ecco, ti credevo più... Lo so, sono molto più bello dal vivo. Sì, volevo dire quello. Fiona! Non sposarlo! Ok! Cosa? È stato facile. Scusami, principessa Fiona, ma preferisci sposare Shrek? Un orco? Beh, Shrek è perfetto, sa cucinare. Boh. Sa suonare. Che concerto! Ed è buono e gentile! E ti amo! Abbassatelo! Sicuramente di tutte le cose che mi aspettavo al mio matrimonio, non pensavo che due orchi mi avrebbero rubato la scena. Chiederò sicuramente il rimborso al wedding planner. Devo dire che ti dona il verde. A te. Oh, che romantici! È stato un matrimonio fantastico! Soprattutto per la torta! E finisce così la nostra prima avventura nel regno di Prime Video. Beh, che dire?
Non vedo l'ora di tornarci.